Presidente Chiodi, in arrivo 100 milioni, il patto per lo sviluppo inizia a dare i suoi frutti. Beh, direi che ne ha dati per adesso 700 milioni di frutti il patto per lo sviluppo. Anche i FAS, lo ripeto, i 600 milioni di FAS sono stati ottenuti grazie anche a questo, diciamo così, a questo lavoro che è stato fatto insieme al patto per lo sviluppo. E direi che siamo l'unica regione italiana ad averli per intero, insieme al Molise, però per altre questioni, il Molise non ce l'ha per intero, per la verità. Quindi direi che ulteriori 100 milioni di euro, che saranno in settori per noi fondamentali, come quello dell'istruzione, che abbiamo deciso di investire su questo, quello del welfare e quello del turismo, credo che siano importanti e utilissimi in una regione che adesso, dopo aver rimesso a posto i conti, è in grado di investire, perché noi siamo in grado di investire, abbiamo adesso la possibilità nei prossimi anni, come ha detto anche l'assessore Masci, di liberare risorse importantissime se paragonate al nostro bilancio, e quindi questo vuol dire che si è rimessa in moto una macchina virtuosa. Prima bisognava passare per il risanamento, quello che non sta facendo lo Stato. Appunto, spending review, iniziano ad esserci i primi segnali positivi rispetto alle dichiarazioni dello scorso giorno, dell'altro giorno? Ma non poteva essere diversamente, perché non possiamo ricevere lezioni da uno Stato che sta aumentando al massimo la pressione fiscale e aumentando nello stesso tempo il debito pubblico a livelli di record storico. Cioè una regione che invece fa esattamente il contrario, cioè riduce il suo debito pubblico, quindi il debito pubblico degli abruzzesi, e si appresta a chiedere la riduzione delle tasse, non può ricevere lezioni da uno Stato che non è in grado di fare quello che ha fatto la regione Abruzzo. Se hanno bisogno di consulenza saremo in grado di darglielo, quindi ovviamente dovranno tener conto di questo. E se non lo faranno si beccheranno un ricorso alla Corte Costituzionale, della quale ovviamente non usciranno, insomma, in qualche maniera, perché sono delle cose proprio sarebbero inaccettabili.